siamo già in ritardo. Zero fatti concreti, ma solo molte parole sulla ZLS. A lanciare l'allarme è il senatore del PD, Andrea Ferrazzi, ospite dei Dem di Rovigo. Il protocollo siglato, spiega, non ha alcun valore giuridico, qui si parla. Mentre in altre zone stanno già arrivando investimenti e insediamenti. Il progetto potrebbe portare in Polesine 2,4 miliardi e 177 mila posti di lavoro. Contagio in netta ritirata. Il bollettino dell'ULS 5 sull'andamento del coronavirus fotografa un netto calo del contagio. Diminuiscono nuovi positivi, tasso di positività e persone in isolamento, così come i ricoveri. Purtroppo ancora 3 decessi nelle ultime 24 ore. Investimenti costanti e assunzioni. L'ULS 5 Polesana, nonostante l'emergenza sanitaria, ha continuato ad investire e dare seguito alla programmazione in diversi ambiti. Con queste parole il direttore generale Patrizia Simionato parla degli investimenti fatti dal suo arrivo, sia in termini di assunzioni di personale che di miglioramento infrastrutturale dei 3 ospedali, Rovigo, Adria e Trecenta. Aiuti immediati per il caro bollette. Una mossa concreta contro il caro bollette di luce e gas. ASM7, la società polesana che eroga il servizio di luce e gas, ha stanziato un fondo da 100.000 euro per aiutare gli utenti deboli in questo periodo con i costi alle stelle. Crack IRAS, allarme dei sindacati. Per risolvere la questione IRAS, la casa di riposo di Rovigo ha rischio fallimento causa passivo da 8 milioni. Devono intervenire le istituzioni. I sindacati si appellano alla politica e alla prefettura per trovare una soluzione al caso IRAS, finito in crisi a seguito del decreto ingiuntivo e del rischio di messa in liquidazione della struttura per anziani. Situazione dirompente per Rovigo. Grande preoccupazione è quella che emerge dalla prefettura per la situazione dell'IRAS. Il prefetto di Rovigo, Clemente Dinuzzo, non esita a definire dirompente per il territorio il rischio di una messa in liquidazione dell'IRAS. Il prefetto sollecita comune e gestione commissariale a riprendere il dialogo per cercare una soluzione.